Ora più che mai è fondamentale il codice creatore Grax. Ci hanno messo il pass, ragazzi, a costo gem, io l'ho shoppato. Faremo anche altre soglie prossimamente, faremo cose. Mi raccomando, se volete shoppare il pass, non dimenticatevi di inserire prima, assolutamente prima, il codice creatore. So che è scomodo andare sul negozio e poi sul pass, ma è veramente fondamentale, ve lo dice anche il lavaggio del cervello. Vi chiedo un pollicione, vi chiedo l'iscrizione, vi chiedo di attivare la campanella perché Yoshi, comprando l'offerta da 10,99, ha sbloccato subito Gelindo. E da qui non si vede perché sta un loghetto sopra con una scritta enorme che copre, spero che la tolgano. Se andiamo sul profilo, vediamo Yoshi con un fantastico Gelindo maxato con la Star Power. Quindi lo testiamo instant, lo ha trovato e vediamo come funziona in duo. Lasciatemi un pollicino, ragazzi, se vi piace l'aggiornamento. Iscrivetevi e attivate la campanella fondamentale. Eccolo. Madonna mia, ragazzi. Cioè, Gelindo può spingere via tutti i brawler all'interno della cicoria. Caverna Rumorosa è un'ottima mappa per Gelindo, perché carica la ulti abbastanza easy. Probabilmente siamo due brawler piuttosto speculari, molto simili. Gelindo Shelly, nuova compo P per questa mappa qua, non è vero? Boh, credo sia molto più importante. Ci mette un pochino a prendere le casse, occhi a Simino che può farci grossi danni. Ovvio, la piattaforma per fuggire è geniale. Ha trovato anche il gadget! Subito il gadget, c'è un... Mi sa che Bo non ha la visione, lol, possibile? Credo che sia impossibile la cosa. Bibi? Ok, mi va giù, pur essendo ovviamente un livello 10. Le bombette sono buone. Voglio la seconda posizione perché vi ricordo la seconda posizione ci va a siglare anche... Lagga come uno schifo. Anche la missione. Basta, ragazzi, arrivare in seconda o in prima. Per quanto riguarda la sopravvivenza in singolo, non mi ricordo quando ci dava il gettone stellare. Credo, ragazzi, dalla terza in poi. Dalla terza alla quarta in poi. Vabbè, ma è troppo bello. Io faccio i complimenti a Yoshi per averlo trovato subito. Cerco di intrattenervi in qualche modo. Vai, Yoshino, spazzali via! Usa lo spazzaneve! Mi è morto Yoshi, devo stare safe. Voglio fare la missione, ho bisogno di fare la missione. Ci servono minimo 2 seconde posizioni. Lasciatemi dei commenti su come vi sembra questo aggiornamento, se vi sembra un buon aggiornamento. Ragazzi, io sto in hype, cioè, semplicemente io sto super in hype. Yoshi deve caricare la ulti, io non ho il rallentamento. Ha un raggio d'azione enorme, quindi è molto facile colpire gli avversari. La piattaforma di jump ci permette magari di fuggire da una situazione molto scomoda. Faccio un giro del genere, vorrei andare però dall'altra parte, dove c'è l'altro team. Bibi, deve andare giù, Bibi. Prendo al volo questo, vai. Ragazzi, pronti? Pronti alla prima? Vai, Yoshino! Vinciamo la prima! No, ho sbagliato la ulti! Prima partita in assoluto con Gelindo vinta con Yoshi. Esito posizione blu. Quindi prima posizione vi dà la posizione blu, il colore blu. La seconda la posizione rossa. Sto scoprendo delle cose veramente mistiche. Guardate quanti gettoni che vanno sulla sinistra. Andiamo addirittura a 25 su 75. È molto easy fare i gettoni. Guardate quante missioni ci sono. Tra l'altro, le missioni cambiano in base all'account. Cioè, io ho le missioni diverse dalle vostre. Altrimenti, se per tutti quanti ci fosse stata la missione di Shelly, automaticamente avremmo visto tutti quanti Shelly, utilizzare Shelly nelle varie modalità. Questo è molto intelligente. Altra partitozza, ce ne serve un'altra con Shelly per andare a fare un'altra missione. Vedete perché serve il pass? Perché io non porterò mai un contenuto scontato. Posso fare un sacco di incastri. È pazzesco. Ma quanto è forte Gelindo. Vorrei dire solo questo. Eccolo qua. Andiamo, ragazzi. Andiamo a prenderci subito il power up per una parte bassa. Shelly, ovviamente, in questa mappa è tota agli OP. Tutti staranno laggando e noi possiamo approfittarne. Mi butto, ovviamente, verso il centro. Ok. Ah, giusto. Questa sera in live ci beccheremo per fare sempre le missioni del pass. Quindi non mancate, ho bisogno del vostro supporto. Comincerà anche il raid probabilmente. E il signor Yoshino sta colpendo all'interno. Ci ha dato uno spawn un po' particolare. Un power up è un po' brutto. Però certo se... Madonna mia, ragazzi, quanto è figo! Ho bisogno di trovare Gelindo. Ricordo, per il discorso del non gemming, ragazzi, io farò tutte quante le soglie. Poi arrivati a 30, ovviamente porteremo a casa il brawler. Yoshi, attento. Arriva Leon, arriva Shelly. Qua deve essere... Ah! Avete visto, ragazzi? La piattaforma la possono usare anche gli avversari, quindi... È una piattaforma comune, raga. È una piattaforma comune. Quindi, utilizzando la piattaforma, mi sono praticamente ammazzato da solo. Questa è una sconfitta, beh, palese. Yoshi può solo provare a jumpare. Oh mio Dio, che figo! Non ci credo! È immortale Gelindo per 3 volte.
Gelindo può praticamente non morire per tre volte, ragazzi, se utilizza bene il jump. E dipende da come piazza la piattaforma. No way. No way, no way. Quindi rimane solamente Dynamike. Dynamike viene pushbeccato all'indietro, ma c'è un Leon piuttosto importante. Ragazzi, è uno zero. È uno zero coppe. È uno zero coppe, la rifacciamo. Ma che cos'è Gelindo? A fine partita ci arrivate sicuramente. Lo zero coppe rosso. La missione ovviamente non viene siglata, è più che logico. Però con un'altra win portiamo a casa la missione e ci portiamo a casa 100 punti stellari, che ci danno ovviamente la seconda soglia, quindi la terza totale, considerando la prima regalata di Mega Cassa e Cassa Gigante. Siamo nello spawn in alto, cerchiamo di vincerla. Vi chiudo il video. Ragazzi, ci saranno un botto di sondaggi, datemi un sacco di commenti qui sotto, droppateli, fatemi sapere tutto quello che riguarda l'aggiornamento. Secondo me questo è l'aggiornamento più epico mai droppato da tutti i giochi Supercell. Non ho mai visto una cosa del genere, non ho mai visto un hype del genere. Vi ringrazio per tutti quelli che mi hanno accompagnato durante il drop dell'aggiornamento. Mi sono divertito veramente tanto e spero di avervi intrattenuto. Forse quella è la cosa ancora più importante. Facile.it non funziona perché non c'è nulla. E il signor Gelindo Yoshino sta al centro. È stato fortunatissimo, l'ha trovato subito, l'ha maxato subito, incredibile. Yoshi cerca di pushbeccarli, esatto, perché eventualmente... Intanto prendo, ragazzi, tranquillamente il meteorite, non è un problema. Comunque è troppo forte, raga. Secondo me è troppo forte. Lo nerferanno al 100%. Là sulla destra c'è Bo. Spero di non dover fare un'ulteriore partita, ma forse ve la faccio lo stesso per testare ulteriormente il Gelino. Vai che quello va giù. Il primo va giù. Potrebbe andare giù anche Rosa, ma Yoshi, tanto per provare, ha utilizzato, ragazzi, un giampino tattico sulla destra, così per capire il funzionamento. Occhio alle bombe. Danni molto importanti. Non sbagliamo. Voglio provare a chiudere la missione. Dobbiamo chiudere la missione in duo. Rosa jump, errore. La vado a prendere sul posto. In realtà ho discretamente sbagliato. E Rosa, ragazzi, va giù lo stesso. Quindi, togliendo il Poche che può jumpare, andiamo a tre squadre. Solo che il Poche non è fattibile. Secondo me lo zero coppe. Dai che il Poche lo mangiamo. Dai che il Poche lo mangiamo. C'è il corvo da 11. Rinasce Rosa. Ragazzi, Grax utilizza fune di fuga. No, sono andato sul meteorite. Mi sono preso un meteorite in face. Incredibile. Totalmente incredibile. Vi dico che il corvo è difficile da buttare giù. Il bull, subito Bull King. Lo vediamo in partita. Bull King è molto più semplice da gestire. Vai di seconda posizione. No, no. Ma dai, sul video presentazione di Gelindo. Dobbiamo fare un'altra ancora. Ma non ci posso credere. Ci serve una seconda per chiudere. Ce la possiamo fare. Questo Gelindo è incredibile. Ed è ancora più incredibile con la skin dei serpenti. C'è stato un piccolo taglio, ma doveroso, perché siamo arrivati quarti e non riuscivamo a prendere power up. Non so se la comp Shelly più Gelindo in questa mappa può funzionare. Credo che il boss sia fondamentale a queste coppe qua. Ma ora cercheremo di portare a casa tutto. Tra l'altro ho notato che il Gelindo di Yoshino ha anche la star power, quella che se colpisce con la ulti gli avversari ha la possibilità di farli stunnare se colpiscono a loro volta il... Occhio perché qua prendiamo un sacco di danni. Vabbè raga, che spettacolo è. Però è bruttissima questa situazione. Questa situazione è veramente pessima. Qualcuno è morto, non so. È stato un brocca a killarli tutti. Ci regala così la seconda posizione? Mi sembra impossibile. Con il colpo, con la star power, riesce a schiacciarli e li fa stunare per due secondi. Le piattaforme verranno sicuramente nerfate e lasciate a due, ragazzi, minimo. Perché le piattaforme, ragazzi, a tre sono troppo OP. Yoshi sta laggando, è praticamente impossibile giocare. Manca un brawler. Eccolo lì sotto, è una BB. È una BB. Dobbiamo togliere BB. Sto giocando da solo. BB va sulla sinistra. Team da 8, schiacciamoli, please. Mi raccomando, ragazzi, come precedenza date ovviamente la shoppata al... pass. Per quanto riguarda Mortis e Co, ne riparleremo con calma. Non c'è bisogno di shopparli adesso perché rimarranno all'interno del game. Occhio alla BB che se ne va. Cerchiamo, ragazzi, di togliere BB. Prendiamo la seconda posizione. E sicuramente... Ah no, io sono privo di Yoshi. Porca paletta, ragazzi, sono privo di Yoshi. Quindi ho solamente Cerotti a darmi supporto. Yoshino ritorna. Non so, ragazzi, se si tratta di un bot, probabilmente... Ok, sono aperti, easy. Ragazzi, l'abbiamo chiusa. Finita la mia prima missione della storia. L'abbiamo fatta. Capite bene in che situazione, in che modo stiamo giocando. Neanche loro mi colpiscono. Fatemi sapere, ragazzi, che ne pensate dell'aggiornamento qui sotto nei commenti. Ricordo, diventa fondamentale il codice creatore Grax. Wow, prima missione completata. Che spettacolo, Gelindo.
È incredibile. Credo che dia il meglio di sé, ragazzi, nelle 3v3. Probabilmente sì. Siamo a 3 soglie e abbiamo già un sacco di casse da aprire. Preparatevi a questo box opening che arriverà molto prima del box opening, quello cicciotto. Perché siamo costretti ad aprirlo, dato che Gilindo non si può aprire se prima non sblocchiamo tutte le altre ricompense. Like, iscrizione, campanella, vi voglio bene. Un bacio a Crax. Ciao, grazie Yoshino per il contenuto. Ma è cambiato pure il nome, è cambiato tutto, ragazzi. No, possiamo vedere anche le Star Power. Fighissimo. Però mi sa che non possiamo consigliargli le Star Power, giusto? No, le Star Power ancora non possiamo consigliarle. Un bacio a Crax. Ciao belli. Ciao ciao.